aggiungo sobrietà. Se passa la riforma costituzionale, si abbassano gli stipendi dei consiglieri regionali e dei presidenti delle regioni. Se la politica dà un segnale di sobrietà, la politica diventa credibile. Allora, gli stipendi dei consiglieri regionali si abbassano e non sarà più possibile per i gruppi regionali avere i rimborsi. Vi ricordate quelle vicende? Ora non vorrei parlare della Lega, ma vi ricordate, non era la Lombardia, è un'altra regione che inizia con la P e che sta leggermente a ovest della Lombardia, non dirò il nome della regione. Vi ricordate la storia delle mutande verdi? No, perché voi mi vedete, mi ricordo mutande verdi, grande successo letterario, Canoro. Quelle mutande verdi erano state pagate con i soldi del rimborso dei gruppi regionali in Piemonte, essendo verdi erano della Lega. Ora, vi sembra normale che i soldi dei consigli regionali, che sono i soldi delle vostre tasche, delle vostre tasse, del vostro lavoro, debbano andare a pagare le mutande verdi dei consiglieri regionali? Con questa riforma non soltanto si innesta un ragionamento di semplicità e concretezza, ma anche di sobrietà. Mai più rimborsi ai consigli regionali. Poi vedete che se parliamo di numero di parlamentari e di procedimento legislativo. E se parliamo di poteri delle regioni e status dei consiglieri regionali, già vediamo due cose enormi. La politica ha fatto i compiti. La politica torna seria.